Far conoscere le opere d'arte via web e nello stesso tempo tutelarne la proprietà e il copyright. È questa una delle funzioni del nuovo sistema digitale NFT, adottato anche dalla parrocchia cittadina di Santa Maria della Carità. Si tratta di uno strumento all'avanguardia per diffondere in rete i propri tesori senza esserne derubati nel mondo del web. Una raccolta di informazioni salvate in modo sicuro che permettono di identificare in modo certo il proprietario di un'opera. Ultimamente si è svolto presso l'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum il convegno online dal titolo Blockchain NFT Criptovalute, come utilizzarle in modo etico, con l'obiettivo di disegnare un perimetro responsabile per la tecnologia digitale. È un tema molto attuale anche per le grandi masse di denaro che sta muovendo. Il convegno ha visto la partecipazione della parrocchia bolognese di Santa Maria della Carità, che ha attivato un percorso di valorizzazione delle opere d'arte presenti nella chiesa, grazie all'impegno di Don Davide Baraldi, Cristina Gozzi e alcuni parrocchiani. E diciamo, l'idea è partita da Don Davide. Lui si è scontrato con questa realtà e voleva appunto collegare i nostri quadri. Noi abbiamo dei quadri, molti quadri molto belli che sono anche poco conosciuti anche dalla stessa comunità parrocchiale, e riuscire a metterli nel mondo dei giovani, nel mondo della criptoarte. Appunto, si era imbattuto in questa cosa, per cui abbiamo iniziato. E alcuni l'hanno capita e l'hanno accettata e hanno studiato, diciamo, da subito, l'hanno apprezzata da subito. E alcuni, diciamo, sì, l'hanno ascoltata, però non hanno capito appieno. E molti invece sono ripartiti adesso. C'è gente che ha iniziato a guardarsi intorno e diciamo è interessata alla cosa. Insomma, molti le hanno scoperte proprio dagli NFT, perché in chiesa magari uno si guarda, ce ne sono tante, non focalizza, non apprezza invece la bellezza dell'opera. E in questo modo siamo riusciti anche a far vedere delle opere che non erano visibilissime in chiesa anche a tutti, insomma.